Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di World of Tanks. E da oggi, appunto, visto che è iniziata questa settimana questa nuova programmazione, ogni settimana noi al bel mercoledì vedremo. Sì, che dico anche io mercoledì, giusto? No, venerdì, sono stupido, scusate. Al venerdì vedremo un fantastico episodio di appunto World of Tanks Blitz. Rispetto agli scorsi episodi, appunto i due scorsi episodi che ho già fatto, ho qualche carro armato in più. Abbiamo questo qui, che è il più forte che abbiamo attualmente, e voglio potenziare perché guardate qua, 5000 di questi punti, non so come cavolo si chiamino, ci dà un botto di danno in più, diminuisce un pochino la perforazione, la cadenza di fuoco, perché mi ci mette 20 minuti in più a sparare, però è fortissimo. E comunque poi il prossimo da acquistare sarà questo qui, che invece è mediamente migliore, un po' meno di danno, un po' meno di rotazione dei gradi, però aumenta tutto il resto, quindi direi buono. Non perdiamo ulteriore tempo e direi di partire. Per questo video faremo magari un paio di partite, vediamo un pochino come giocarcela. Un paio di partite normali, chiaramente. Vediamo un pochino se riusciamo a fare anche un paio magari di vittorie, ma sinceramente dubito fortemente che ci riusciremo, ragazzi. Dubito fortemente che non ci riusciremo. Però l'importante è provarci, no? Noi ci proviamo. Si è preso il gioco carica, grazie. Ok. Mi spiace, ma ho dovuto metterla con l'età. Oddio. Ma così è orribile. Ultra bassa è davvero orribilissima. No, vai, per la prossima partita la mettiamo bassa, dai. Ultra bassa mi sembra un po' esagerato, sinceramente. La messa che è messa ultra bassa è veramente qualcosa di orribile. Finché non zoomo non mi carica le texture. Ma direi che questo aia, vabbè, tutto su di me ce l'hanno. Cazzo, tutti io me ne sono trovati qua. Bravi, bravi, sì, sparate, sparate. Dai, che mira di merda. Ecco, mi hanno pure bloccato. Siamo circondati da 10 miliardi di nemici. Non gli abbiamo fatto male un cazzo in realtà, però va bene. Non andare via da qua, va. Cerchiamo soltanto di distruggere questo in qualche modo. Speriamo di riuscirci prima che ci distrugga lui. Ecco. Guarda come ci ammazza lui prima. Porca miseria, non mi dire, eh. Dai, dai, mi basta un colpo. Colpiscilo, porca puttana, grazie. Solo che ora ci sono gli altri. Gli altri che mi fanno il culo. Hanno tutti su di me però, dai, che cazzo. Aia. Ecco, poi io, porca puttana, non miro e quindi mi muoio. Ci stiamo bloccando un casino di danno. No, 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 no. Già fanculo. Ah vai, ci stanno distruggendo, cioè, stiamo resistendo a tanto di quel danno. Bravi, ditemi un po' a salvare, cari. Vada, giuro. Io che mi sono trovato circondato da 20 nemici, cazzo.
fortuna sono venuti ad aiutarmi. Abbiamo parato una cosa come tipo 2000 di danno. Una cosa di assurdo. Abbiamo vinto? Sì. Mi sono anche sopravvissuto. Sicuro. Vittoria. Abbiamo fatto 1000 di danno, abbiamo bloccato 1600 di danno, ho una distruzione per farlo su 12, un sacco di medaglie. Vittoria, 500 di questi, crediti 7000. Siamo stati i migliori della squadra, ragazzi. Complimenti. Sono tanti secondi distanzi qua. Buono, buono, dai, oh. Sempre una buona partita. Continuiamo a potenziare questo, ma voglio potenziare il cannone, va? Che è veramente qualcosa che mi renderebbe fortissimo il carro. Vinci due battaglie, poi causa 5000 di danno. Può fare. Anche causa almeno 9000. Distruggi tre carri pesanti con calma. Senza moltiplicatore una battaglia. Vabbè, purtroppo c'è. Non perdiamo altro tempo, ragazzi, e partiamo subito con un'altra battaglia. Ne possiamo fare forse anche tre in questo episodio, dai. Visto che è durato tipo 5 minuti questa battaglia. Non ho modificato la grafica, cazzo. Mi sono dimenticato di modificare la qualità del gioco. La qualità ultra bassa a bassa, perché purtroppo sopra, cioè io posso giocare anche la modalità alta, però poi purtroppo lagga nel video se io ve la tengo più alta di così. Mi dispiace soltanto che si farà cagare la vita del gioco in queste due partite. Però cercherò di... Quindi se è lontano non me le metto a fuoco, se sono messo vicino. Sì. Venga con me lei, mi faccia da supporto, per favore. Questa non è. Di qua nessuno? Carro da distruggere. Oh, bravo, sono tutti laggiù. Uffa, che peccato. Allora dobbiamo un pochino accelerare. Comunque questo carro non cammina. Vai, non ti tocca. E poi laggiù c'è uno. E uno anche lì sotto. E poi di tutti, io dove sono? Dietro. Cazzo, ma ci stanno asfaltando o sbaglio? Ci stanno tipo distruggendo malissimo. E tutti mi hanno colpito. Sì, vabbè, un altro. Tutti contro di me. Vediamo un po' questo nostro compagno.
Non è che se la vede molto bene anche le carte, è distrutto tra... Ma se scemo qua e dall'altra parte della mappa. Ma devo aspettare che lo ammazzino per poter uscire. Uffa, perché mi fai perdere tempo? Vabbè, nel frattempo boh, chiacchieriamo. Che questa nuova programmazione con giochi diversi, anche giochi che ho portato poco sul canale, in questa nuova programmazione appunto settimanale, vi piacciono. Sì, solo questo. Vai, sparagli un po'. Sparategli, distruggetelo un po' per favore, che almeno lo togliete da mezzo, sto stupido qui che si è bloccato qua, si è fermato e non si muove più. Bravi. Grazie, eh. Vabbè, la scorsa partita è andata sicuramente meglio. Sconfitta. Peccato. Questo è inaccettabile. Abbiamo bloccato però 800 di danno, abbiamo fatto pochissimo danno con 40 di esperienza. Mamma mia, che bontà, che schifo. Percentuale di vittoria mi si abbassa, dai, un po' così mi fanno abbassare la percentuale di vittoria. Abbiamo qua? A parte il mio amico che non so da chi sia online. Andiamo quindi su grafica, mettiamo bassa, dai. Penso che ultra bassa. E facciamo una terza partita, ragazzi. Sperando che vada bene, dai. 2 su 3. Non mi dispiacerebbe. Così possiamo concludere questo primo, diciamo, video di questa serie settimanale che vedrete. Lo possiamo concludere se questa la vinciamo con una buona uscita. Allora, ci sono diversi carri più forti di noi, qua. Dei carri anche di sesto grado, quindi parecchio forti rispetto a me. Io vorrei cercare di... Ecco, qua c'è un altro che si è bloccato, quindi prenderemo subito. Ok. Però cercare di stare il più vicino possibile ad altri giocatori per evitare appunto di restare da solo e morire male. Che è la cosa peggiore che mi possa capitare a me. Guardando che ho un carro relativamente lento. E poi vedi, io do fuoco di supporto al mio amico. Scusa. Sparagli un po'. Aia, 4, vai, così almeno avanguin. E il prossimo, aia. Ah, che male. Peccato questo, non l'ho preso. Eh sì, tutti su di me? E vaffanculo allora, porco Dio. Mi fate partite impossibili, dai, che merda. Abbiamo perso, tanto. Questo è scemo e sta fermo. Questo è il 3, almeno sparo, dai. Questo è forte, ha già 1000 di vita. È un carro potente, ma quello del nemico ne ha 1500, è molto più potente quel carro lì. Poi ce n'ha 4 contro. Come può pensare di vincere? Ci sono carri veramente, veramente forti e fastidiosi. Io li detesto.
passato ci sono rimasto. Questo si sta ancora facendo avanti e indietro con quest'altro scemo. Ma smettete di girare intorno, che idioti, vaffanculo. Questo è un coglione che sta morendo malissimo. Questo boh, si arrampica sulle montagne. Bravo, almeno tu li colpisci. Questo è ancora qua, morto arriva troppo lungo, distrugge malissimo. Appena arriva, eccoli. Pomma! Tu sei ancora vivo, sei l'ultimo. Bene. Sei 1 contro 5. Di cui 3 carri pesanti. Quindi diciamo che non è molto facile. Vincere? Già. Per niente facile. Sconfitta ragazzi, peccato. Diciamo che questo primo episodio appunto di questa serie settimanale non è andata molto bene. Nel prossimo episodio magari faremo due vittorie, si spera. Magari. Non mi dispiacerebbe. Gioco. Per il resto poi dovremo anche potenziare magari anche altri tipi di carri armati. Perché noi appunto stiamo potenziando adesso i carri. I carri, aspetta, sempre se il gioco ci permette di caricare sperando che non stia laggando il gioco. Appunto, adesso abbiamo iniziato con i carri dell'URSS, poi magari ci spostiamo su quelli americani, che non sono male. Guarda qua che bei carri che c'ha qua sotto. Questo qua sono carri belli potenti, eh. Questo credo sia il più potente, fa vedere 1800 di vita, perforazione altissima, 600 di danni. Sei forte questo. Quello che costa di più. Poi qua abbiamo invece i carri della Germania, che ne ha relativamente, no, beh, non ne ha pochi, ne ha tantissimi. Abbiamo il Leopard che costa un casino. Ecco il Maus, questo qui lo conosco, mi sa un botto di vita. C'ha quasi 3000 di vita, danno relativamente basso, ma c'è un casino di vita. Velocità in realtà è neanche bassissimo, però non è quello che costa di più. Quello che costa di più è questo qua, che ha meno vita, hanno tutti un sacco di perforazione questi carri ragazzi. Poi abbiamo anche quelli della UK, vediamo un pochino qual è qui quello che costa di più. 290 193.000. Ah, la UK hanno così pochi carri armati, pochi e tanti, eh. Però costa un casino. Perforazione ce l'hanno tutti altissima. Quelli dell'URSS, guarda quello che costa di più. La Madonna, 350.000. Poi c'è quello del Giappone, che ne ha veramente pochi. Però c'è questo qui che costa un casino ed è bello potente, cavolo. Cina? Cina anche ne ha relativamente pochi, però ne ha uno bello potente. Abbiamo la Francia, che ne ha un discreto numero. E poi abbiamo la nazionalità europea. Che vuol dire? E la Francia non sta in Europa. La Gran Bretagna non sta in Europa. Che cosa è? Perché la nazionalità europea? Perché è così? Non è che siano neanche chissà quanto forti, sti carri armati in realtà. Magari questo, l'ultimo, beh, madonna, di vita ne ha e di danno ne fa.
sono anche forti. Ma per questo episodio è tutto, dai. Vi auguro una buona giornata, non mi resta che dire. Ciao ragazzi!